Bentrovati, oggi parliamo nuovamente delle energie rinnovabili e della transizione energetica che un po' su tutto il territorio della Repubblica avanza con le richieste di autorizzazione che vengono presentate da più società. Oggi la denuncia che un quotidiano regionale porta in edicola è legata a un cambio di strategia che i tecnici di queste società starebbero attuando in Sardegna, vedendo anche quella che è stata la reazione da parte delle comunità locali e soprattutto delle soprintendenze, degli organi locali del Ministero della Cultura che praticamente quando possono bocciano ognuno di questi progetti, soprattutto quando insistono in aree di interesse archeologico e culturale. Allora, quale sarebbe la nuova frontiera? È quella di presentare tanti piccoli progettini spezzettati a colpi di 3-4 pale eoliche, si dice per non dare nell'occhio. Certamente 11 richieste per 4 pale eoliche fanno forse meno rumore che di una per 44, perché naturalmente l'impatto sarebbe naturalmente immediatamente rinvenibile nell'alto numero di tralicci che dovrebbero essere elevati per centinaia di metri per andare a intercettare la forza del vento e poi tradurla in energia. Il problema è vecchio e forse ha una soluzione ben più facile di quella che sempre si paventa, e cioè l'individuazione dei siti idonei. Perché la Regione e lo Stato non riescono a chiudere il tavolo attraverso il quale dovrebbe essere individuata questa mappa dei siti idonei? E perché? Quando, per esempio, credo in maniera virtuosa, un sindaco come quello di Ottana individua in quella zona industriale oramai compromessa e anzi da riconvertire un'area idonea, tutti sono lì ad attaccarlo, cosa che invece non accade probabilmente per sindaci che invece avrebbero aree ben più importanti da preservare. Evidentemente c'è qualche conto che non torna o forse qualche interesse non pienamente dichiarato, e anche la stampa, che pure denuncia periodicamente queste cose, poi non va mai ad approfondire. Cosa c'è dietro? Ma probabilmente nessun complotto, forse anche un po' di superficialità a ogni livello, da quello politico, da quello nostro della stampa, a quello poi dei decisori. Buon proseguimento.